Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che nei sacramenti pasquali hai dato al tuo popolo la salvezza e fondi su di noi l'abbondanza dei tuoi beni, perché raggiungiamo il bene della perfetta libertà e abbiamo in cielo quella gioia che ora pregustiamo sulla terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai Giudei: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri discepoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati.
riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza di esortare: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore, e fedele è ogni suo opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di Dell'amore del Signore è pieno la terra. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Dell'amore del Signore è piena la terra. Spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno da una parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse l'ebraico: Rabbi, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenete, perché non sono ancora salito al Padre. Vada ai miei fratelli e di loro: salva il Padre mio e il Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che ne aveva detto. Parola del Signore. Lode a te. Semplice pensiero di riflessione. Pietro, nella sua predicazione degli Atti degli Apostoli, non ha più paura e non omette di rimproverare proprio gli ebrei che hanno ucciso il Signore. Voi lo avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio l'ha costituito Signore. E qui coloro che veramente si sentono colpiti dalla parola di Dio avevano conosciuto Gesù
di fronte alle predicazioni, si mettono a piangere, cosa dobbiamo fare? Convertitevi. Cosa dobbiamo fare noi? Perché Cristo è stato messo in croce per colpa anche nostra. Qual è il nostro compito di cristiani, di popolo di Dio, di uomini di buona volontà? Quello di convertirci, annunziare agli altri il male che fanno e proclamare l'amore immenso di Dio per tutta l'umanità. Il Signore Gesù si rivela a Maria Maddalena, piangente mentre lo cerca appassionatamente. Lasciamoci anche noi chiamare per nome da Lui, invocandolo con il titolo familiare di Rabboni, dicendogli: Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Per la Chiesa, perché la sua predicazione sia sempre fedele al messaggio apostolico, incentrato nella fede nel Signore crocifisso e risorto, preghiamo. Signore Gesù, il mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Per tutti gli uomini, perché l'annuncio del Vangelo risuoni come potenza di conversione, pretta a friggerli nel cuore, ponendo così in questione tutta la vita, preghiamo. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Per ogni donna cristiana, perché sull'esempio della Maddalena riscopra la sua missione nella Chiesa di annuncio e di testimonianza personale della fede ai fratelli, preghiamo. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Per quanti sono provati nella loro fede, perché non cedono al dubbio e allo smarrimento, ma ricercano con insistenza la luce in Gesù Salvatore, preghiamo. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Per noi qui presenti, perché accogliamo la parola annunciata e viviamo la nostra fede in comunione con coloro che sono stati già chiamati dalla grazia, preghiamo. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Il suffragio della nostra sorella Giovanna, preghiamo. Ascoltacelo, Signore. Fa che ogni giorno, Signore, ci lasciamo chiamare per nome da Te, come chiamasti Maria Maddalena, perché li possiamo testimoniare come Dio della vita che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
misericordioso l'offerta di questa tua famiglia, perché con la tua protezione custodisca i doni pasquali e giunga alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Salve al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua gloria. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ausiliare Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, in
insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Augurate ogni bene nel Signore risorto. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Preghiamo. Ascolta, Signore, le nostre preghiere e guida questa tua famiglia purificata col dono del battesimo alla luce meravigliosa del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a Santa Maria della Visitazione. Grazie, Signora Maria, di essere venuta in mezzo a noi e di averci portato Gesù. La tua visita ci colma di gioia. Donaci la grazia di accoglierti con lo stesso entusiasmo di Santa Elisabetta. Sii la benvenuta e rimani sempre con noi. Resta con noi per essere la nostra maestra. Alla tua scuola vogliamo imparare ad amare, a pregare e a perdonare. Resta con noi per essere la nostra consigliera, il nostro conforto e la nostra guida. Resta con noi, prendici per mano, tienici stretti a te, coprici col tuo manto e difendici dagli assalti del nemico. Resta con noi, concedici la sapienza del cuore per scoprire la bellezza del giorno del Signore e gustare la dolcezza del pane eucaristico. Resta con noi, donaci occhi per vedere Dio in ogni uomo e il tuo Figlio Gesù in ogni persona sofferente. Resta con noi per essere la nostra forza e il nostro aiuto nei momenti più duri e difficili della vita che stiamo attraversando. Resta con noi, Madre dolcissima, rimani fino al giorno in cui ci porterai con te nella gloria del Padre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia.